La lente grezza. Ah, vedi, ci sono gli obiettivi, ovviamente. 6 mesi dopo. Ecco, questo sarebbe Justin Hill, praticamente. Dove ci sono tutti. Madonna, ma chi è quel gran figo biondo lì sulla sinistra? Sallas Bellerant. Ecco, questi sono praticamente tutte le fazioni dell'impero e delle città-stato. Allora, abbiamo raggiunto un accordo. Il territorio nosfariano conteso sarà ceduto all'impero. In cambio, l'impero pagherà una compensazione annuale al Consiglio della Lega per 10 anni. Ecco, Duca Aldrich, lui è praticamente Luca Blight. Proprio è Luca Blight, palese. Cioè, guardalo. È tipo Luca Blight con qualche anno in più, palesemente. Sì che voglio il dramma, ovvio, se no è finito il gioco. Perfetto. Accogliamo con favore questa soluzione a un nostro annoso problema. Questa è davvero una giornata gioiosa, signori. In nome della Lega e della Monarchia di Norristar, la ringraziamo per il suo instancabile lavoro, Duca. Anche i ringraziamenti di Eucris. La pace tra i nostri regni prospera a lungo nel tempo. Prospererà a lungo nel tempo. A meno che lo stimato generale Goldwyn non intenda appendere l'uniforme al chiodo, non bisognerei mai di discutere con l'impero. Valmauris. Quindi ci sono anche i dragonici. Ci sono anche i dragonici in questo. In questo gioco ci sono anche i draconici. Né io con lei, Re Valmauris. Conosciamo tutti la ferocia dei guerrieri di Kenan e temo che finiremmo per essere sopraffatti. Sono d'accordo. L'incontro di oggi è un'eccellente dimostrazione di ciò che possiamo conseguire insieme. È strano che il duca dica queste parole. Io me lo immaginavo più viscido. Vabbè, è anche vero che potrebbe fare la doppia faccia, che tipo qua si comporta tutto come ha fatto Luca Blight. Minchia. Eccola, si è incazzata. Se posso, Duca Aldrich. La figlia di Groom? Periel Groom, sua grazia. È un onore incontrarla. Periel, sei qui solo per fornire supporto e mediare? Esatto. E proprio per questo vorrei mediare e suggerire una discussione sul perché, dopo aver dato all'impero Galdearo la lente grezza trovata 6 mesi fa. Ecco, vedi? Quindi la lente grezza l'ha presa l'impero. Non abbiamo ricevuto alcun rapporto sui progressi di ricerca. Ah, minchia. Minchia, devi solo schivare 200 lampi. Sì, ma infatti, tranquillo. Se fosse solo quello il problema. E forse dovrei anche mediare nella spiegazione sul perché non abbiano pagato la loro parte di spese. Aia. Avevo sentito dire che l'erede del conte Groom fosse furba come una volpe e suscettibile il doppio. Direi che le voci erano vere. Mi scuso, signorina Groom. La lente grezza è un manufatto raro. Neppure l'impero ha mai visto nulla di simile. Per questo motivo stanno impiegando più tempo del previsto a studiarla. Cazzata incredibile questa. Ma posso assicurarle che rispettiamo il suo contributo e che condivideremo le nostre scoperte il prima possibile. Mi premurerò anche che riceva il suo pagamento prima della partenza. Se non sbaglio, resterà con noi ancora per qualche giorno? Proprio così, Sua Grazia. Questa è una città meravigliosa e vorrei poterla esplorare. Inoltre, è contessa Groom, non signorina. Madonna mia, le palle quadrate c'ha questa. Mi piace. Periel, no. Ha, le mie più sentite scuse, cara contessa. Mi auguro che si goda il resto del suo soggiorno a Galdea. Vabbè, è palese che comunque lui, Aldrich, faccia la doppia faccia. Proprio è palese, easy. È quella di Oswald. Infatti mi sembrava strano di averla sentita già. È il doppiatore di Oswald. La stessa voce da Daddy. Per favore, Milady, non faccia più una cosa simile. Credevo che mi si sarebbe fermato il cuore. Mi hanno chiesto di mediare. Io ho mediato. Non ha mediato, ha imposto la sua richiesta, Milady, e al Duca Aldrich per di più. L'uomo la cui influenza nell'impero è inferiore solo a quella dell'imperatore stesso. Ah, quindi non è neanche lui l'imperatore.
Ah, adesso voglio vedere l'imperatore. Sarà tipo un mega figo, ancora più figo. Ne sono ben consapevole, Yankees, ma quell'uomo non mi piace proprio. Perché mai? Il duca ha fatto di tutto per venirci incontro e fare pace con noi. L'acquisto di Nosfaria gli conferisce il forte di Aldas, che rappresenta il punto di appoggio perfetto per invadere le terre della Lega. Non l'ha neanche dovuto conquistare con le cattive e gli è costato pochi spiccioli. Minchia. Di qua già si vede quando un personaggio utilizza il cervello. In più, non sopporto la sua faccia compiaciuta. Comunque, basta parlare di questa faccenda. Stasera usciamo. Visto che siamo qui, ho intenzione di provare i cibi più deliziosi di Galdea. Molto bene, milady. Ho sentito parlare di una specialità regionale con del formaggio fuso. Ecco, e loro pensano poi a mangiare, ovviamente, perché ci sta. Classica host da osteria. Ehi, novellino, ti stai abituando alla guardia? Ne faccio parte da 6 mesi. Sono solo 2 giorni in meno di te, ricordi? Che simpaticone. Comunque, mi sto dirigendo al refettorio. Non che ci sia qualcosa di meglio da fare ultimamente. Non cambia proprio mai. Quindi ora siamo liberi, tra virgolette. Sì. Questa è la locanda. Cassandra. Quindi tu sarai un'altra dei personaggi reclutabili. Salve, mi chiamo Cassandra e gestisco la locanda qui in città. E certo, perché poi, come sempre, io farò sempre il paragone con Shui Goten 2, quindi non prendetevela male, perché, ripeto, è un gioco che comunque è fortemente ispirato a quello e il team di sviluppo, tra l'altro, è quello. Anche perché, appunto, l'ideatore, che purtroppo è morto, e ha soli 55 anni, tra l'altro, mischino, per una grave malattia, è lo stesso. Cioè, il produttore è lo stesso, quindi è veramente un richiamo a Shui Goten 2, ma in tutto e per tutto. Quindi le similitudini saranno sempre e comunque presenti all'interno della mia run, perché è normale che lo siano, avendo comunque giocato ed essendo anche abbastanza esperto di Shui Goten, della saga intera di Shui Goten. Quindi, e come già ci è stato detto anche dai vari trailer, noi avremo praticamente la nostra fortezza in futuro, e quando tu avrai la tua fortezza come protagonista, avrai le tue attività. Quindi ci saranno alcuni personaggi che combatteranno, che dovranno essere reclutati per combattere, e altri personaggi invece che saranno reclutati per gestire ovviamente le infrastrutture, come per esempio lei probabilmente sarà la nostra locandiera quando la reclutereremo in maniera ufficiale, perché la storia andrà a parare sul fatto che ci sarà la guerra, quindi l'impero combatterà contro la città-stato, o comunque contro la lega della città-stato, in questo caso, e poi successivamente la città-stato si unisce con i vari popoli, con le varie nazioni, per combattere l'impero. Quindi poi dovremo reclutare altra gente. Io, come protagonista, molto probabilmente diventerò il capo della nuova lega della città-stato, della nuova eccetera eccetera, e quindi sarà mio dovere poi farmi alleati, reclutare altra gente e quindi diventare sempre più forte per sconfiggere l'impero. Perché il percorso è quello, perché proprio conoscendo ormai è, il percorso è quello. Vieni a trovarmi se vuoi rilassarti un po'. Ah, se vuoi rilassarti un po', in che senso? Ah, vedi, possiamo salvare. Mi fai massaggio con happy ending? No, mi dissocio. Bene, ti senti meglio, vero? Ah, tra l'altro mi ripristina gli HP, perché fa l'animazione di ripristino degli HP. Ecco, qui un altro personaggio, Sumire. Ehi là, lavoro qui al magazzino. Ecco, lei è praticamente Barbara, la tipa del magazzino. Basta una parola e mi prenderò cura delle tue cose. Esatto, perché così posso mettere gli oggetti superflui, li posso mettere nel armamento. Ah, modifica rune addirittura? Ecco, vedi, i miei personaggi per il momento reclutati sono questi. Quindi sì, li ho reclutati già loro. Posso vendere anche... Addio, ma mi fai anche da armaiolo? Fai tutte e due? No, in realtà armaiolo no, perché non posso acquistare. Però posso vendere. Comoda questa cosa. Quindi magazzina per mettere gli oggetti nel magazzino. Recupera per riprenderli. Armamento per cambiare gli equipaggiamenti.
Ok. Diciamo è un ibrido, perché in Shuikoden era l'armaiolo che ti permetteva di impostare anche gli equipaggiamenti. C'era la maestra di rune che ti faceva mettere le rune, e l'armaiolo che ti faceva impostare armature, accessori, eccetera, eccetera. No, no, non volevo andare qui. Lì c'è un quadro che dove probabilmente uno sviluppatore, quello sulla destra. Noa, tempismo perfetto, ti devo parlare. Che c'è? Come ben saprai, nella guardia c'è un ricambio frequente. La gente viene e va, e ognuno ha le sue ragioni. Cavoli, anche Mimi se n'è andata. Verso sud. A Euchiris, per portare a termine un viaggio da guerriera, una cosa simile. Per questo motivo voglio che tu prenda il mio posto come capitano per un po'. Ecco. Non ho alcuna intenzione di sparire di punto in bianco, ma credo che sarebbe comunque un buon addestramento. Sì, non sarebbe male. Ora le fai... Come lui, capitano? E non io? Ecco qua. Aspetta, cosa? Vuoi nominare Nova come sostituto capitano? Ma io sono qui da due giorni prima di lui, avresti dovuto chiedere a me. Te l'ho chiesto. E mi hai risposto, cito testualmente, sembra una gran rottura di scatole. Ah, gliel'ha proposto veramente? Oh, merda. Sì, sembra proprio una risposta da me. E va bene. Nova, ti nomino ufficialmente sostituto capitano. Beh, Nova, che ne dici? Sembra una gran rottura di scatole. Ma certo, ci sto. La farò la run poi dove farò tutte le scelte. Tanto non cambierebbe nulla, sarebbe sempre uguale. Però vabbè. Ma certo, ci sto. Visto? Sei sempre deciso, è ciò che mi piace di te. Ora, per il tuo primo incarico, andiamo a riferire a Ymir cosa sta succedendo. Quindi loro sono entrati nel party? Ah no. Io volevo sapere chi è questo che scrive. Ah, Ymir, è lui, mi sa. Ah sì, è lui. Quindi altro personaggio lui. Esatto. E lui che è lo stratega? Sei lo shu della situazione? Vi serve qualcosa? Farò prendere a Nowa il mio posto come capitano per un po'. È proprio da te fare una cosa del genere. Ti è mai venuto in mente che potrei avere un mio piano su come utilizzare le nostre risorse? Perché tocca a me mantenere l'ordine in un gruppo pieno di dilettanti? Va oltre la mia comprensione. Mi licenzierei subito se non fosse per sua signoria. Beh, le cose stanno così d'ora in poi. Anzi, stanno così. D'ora in poi, Nova sceglierà le nostre squadre. E se metti gli occhi su qualche lavoro, ricordati di farglielo sapere. Lavoro? Quello non manca mai. Credevo che la guardia fosse stata creata come forza di riserva per assistere l'esercito permanente nei momenti di crisi, ma a quanto pare mi sbagliavo. Il resto della gente ci vede come delle specie di tuttofare glorificati. Ecco, tipo side quest, rotture varie praticamente. Quindi le faremo tramite missioni. Oh, perché a me? Perché? Perché? E va bene. Che tipo di lavoro può soddisfare i migliori della guardia? Una caccia alle tigri. Non è nella lista. Una caccia ai lupi. Tutto ciò che riguarda la caccia non è contemplato nella lista. Ecco. Tuttavia, la guardia ha corto di uomini. Se trovaste qualcuno abbastanza fesso da... Ecco, da joinare. Ok. Abbastanza competente, potresti reclutarlo, no? Posso affidarti questo incarico, grande capitano? Puoi chiamarmi semplicemente Nowa. Ecco, vedi? Questa è la missione di andare a reclutare, con la scusa... Ok, non deludermi, o possente capitano. Porta a casa delle reclute e potrei decidere di lasciarti infoltire la tua squadra. Per adesso non posso fare a meno di nessuno. Ecco, vedi? Qui praticamente possiamo ottenere la squadra di fronte, cioè i primi tre che staranno davanti, quelli tre che staranno dietro, il support... che ovviamente poi incontreremo, e le riserve, tre riserve. Quindi il party è bello polposo. Allora, Nova lo metterei comunque dietro, perché lui... Ah, posso portarlo, Gar. Ma dici che se ne doveva andare? Ok. Lei ovviamente non c'è, perché lei... Lei non c'è perché se n'è andata, quindi questi qua sono... Sì. Ok, questa è la mia formazione, così loro li metto dietro, lui lo metto davanti al centro e siamo a posto. La formazione non è stata modificata, non è... Ok.
Puoi accedere alla tattica nel menu principale per configurare cosa fa ciascun membro del gruppo in modalità battaglia automatica. Ah, ecco, bellissimo, tipo il Gambit. Ecco, quello che stavo dicendo prima. La possibilità di poter utilizzare le tecniche. Puoi assegnare a ciascun personaggio limiti di azione per limitare ciò che fa, impostando fino a 4 azioni prioritarie su cui dovrebbero concentrarsi. Impostare la selezione bersaglio per concentrarsi su nemici specifici. Madonna mia, c'è anche tipo il Gambit. Bellissima sta roba. Bellissima. Bellissima. Adoro. L'adoro incredibilmente questa roba. Abbiamo del lavoro da fare, capo. Gar, non anche tu. Rilassati e provaci. Mi assicurerò che ti comporti bene. Allora, aspetta, sta cosa subito la devo andare a vedere. Eccola, dov'è qua? Tattica. Allora, puoi accedere alla tattica nel menu principale per configurare cosa fa l'intero gruppo in modalità battaglia automatica. Bellissima sta roba. Strategia. Combatti liberamente. Ignora azioni prioritarie e limiti a quelle standard. Oppure limiti di azione. Nessun limite di azione in questo caso. E quindi posso mettere, ecco, conserva SP fino a 2, eccetera. Ah, bellissimo. Solo assistenza, buff, debuff, solo cura, solo attacco, solo difesa, solo oggetti. Non usare oggetti. Ecco, vedi, questa già potrebbe essere un'ottima limitazione. Anche se in realtà non abbiamo un curatore nella squadra, quindi in realtà preferirei per ora non mettere nessuna limitazione. Impostazione, selezione, bersaglio con armatura bassa. Ecco, questo non è male. Perché lei giustamente ha l'attacco, quello che perfora la quello che perfora la difesa. Quindi bersaglio con armatura bassa. Se no, stesso nemico come bersaglio. Bersaglio con armatura alta, bassa, attacco alto, velocità alta. Disperti l'attacco tra più nemici. Usa l'attacco ad aria se ci sono. Quindi posso scegliere anche se fare gli attacchi AOE. Bella questa cosa, bellissima in realtà, molto bella. Molto molto bella. Ho sbagliato, cazzarola. Ora i tasti saranno un casino ogni volta. Bersaglio con armatura alta, stesso nemico come bersaglio. Combatti liberamente, combatti casualmente, combatti senza usare MP, non usare oggetti, conserva risorse. Ok, quindi ci sono ovviamente, ci sono diciamo dei preset, che sono praticamente, praticamente ci sono i preset, che sono questi qua sopra. Combatti liberamente, cautamente, senza usare MP, eccetera, eccetera. Qui invece sono i Gambit, letteralmente. Azioni primarie, queste sono proprio i Gambit, stile Final Fantasy XII. E questo invece è le, diciamo, l'impostazione su chi attaccare. Quindi posso scegliere se attaccare a cazzo oppure attaccare un nemico specifico. E se attaccare quel nemico specifico, cosa fare successivamente. Vabbè, ma per il momento è presto però. Ancora ho pochi personaggi, quindi non ne vale neanche la pena mettersi lì. Queste poi saranno cose che farò sicuramente quando avrò molti più personaggi del party. Hai ottenuto il libro sbiadito capitolo 19. Ok, quindi ci sarà anche la biblioteca. Perché questi sono i libri collezionabili simili a quelli che c'erano su Shuikoden. Quindi ci sarà anche la biblioteca. Allora, qui non abbiamo nulla. Qui non c'è nulla, ok. Quindi l'unica cosa da prendere era quella. Ma quindi tu non mi dai delle missioni vere e proprie? Ti ho chiesto di reclutare nuovi membri. Sarà un compito troppo difficile per te, dillo subito. Se è possibile, le conseguenze farò il passo più lungo della gamba. Ah, tu, ok, tu mi fai cambiare i membri del party anche. Aspetta, però, aspetta, me l'ha messa davanti? Non ho capito, ma... Eh sì, me l'ha messa in fronte. Perché me l'ha messa in fronte? Ah, forse perché deve esserci per forza il personaggio davanti per mettere quello dietro. Ah, certo, giustamente, se no... però, oddio, ma pensavo si potesse fare anche a tipo a spina di pesce o... Se la metto qua non me la fa... non c'è più un fronte. Ah, no, ok, allora prima bisogna riempire il fronte e poi mettere i personaggi dietro. Ok, quindi non è disposizione libera come in altri, diciamo come in altri, tipo anche in Shuikoden c'era la disposizione libera. Eltiswise, almeno credo che si pronunci così. Presentazione della città, come sempre.
E ora qui bisogna vedere se c'è anche il negozio di rune, negozio di armi, eccetera, eccetera. Allora, le case blu puoi entrarci? No. Ah no, puoi entrare solo dove c'è la barra verde, sì, effettivamente sì, ok. È vero, non l'avevo notato sto particolare. Gente con cui si può parlare. Vabbè, la gente da reclutare penso che sia comunque abbastanza facile da individuare. Cioè, dovrebbero essere comunque modelli di personaggi... Ah, l'estimatore c'è? Il negozio del perito. Se hai domande sulla tua attrezzatura non esitare a chiedere. È l'estimatore questo? Perito. Valutazione, sì. È l'estimatore. Cos'è l'estimatore per chi non lo conoscesse? L'estimatore è praticamente colui che ti identifica gli oggetti con i punti interrogativi. Perché alcuni nemici, alcuni boss, alcuni oggetti che si incontreranno per la mappa avranno una dicitura strana, nel senso tipo arma, oppure armatura, vaso, dipinto, col punto interrogativo finale. Perché non è identificato che tipo di oggetto sia. Per identificare l'oggetto bisogna andare dall'estimatore, che ti dirà appunto che oggetto è, quanto vale e se ovviamente può essere venduto o meno. Quindi l'estimatore serve esattamente a questo, a farti appunto valutare i tuoi oggetti. Qui non c'è nulla. Qui non c'è. Vediamo la mappa. Ah, ecco, vedi? Ok, quindi là sotto c'è Fabbro. Ok, Fabbro perché giustamente ti aumenta il livello delle armi, armature, pozioni e il negozio, c'è il negozio di rune. C'è il negozio di rune. Che belli tutti i popolani, la città ricca. Vabbè, ok, diciamo che ci sono alcuni diciamo sprite che sono identici, solo cambiati di colore, però mi piace, lo apprezzo. Oh, tu mi sembri reclutabile. No, nobile. Questo piatto è l'orgoglio del paese, ti sei piaciuto. Lei mi sembrava un personaggio da reclutare. Solitamente i personaggi da reclutare ovviamente li riconosci perché hanno magari uno sprite particolare. Invece no, vedete, questa con l'ombrello è praticamente identica. Solo che qua è verde, lì era arancione, quindi... Se l'avessi visto prima lo sprite sicuramente... Ah, piccolo glitch visivo del martello che sparisce. Va bene, dai, ve lo perdoniamo. Non posso correre più veloce, vero? No. Che lui... Ah no, posso camminare o correre. Ok, sti cazzi. Che bello, madonna. Voi non avete idea di quanto io sia felice in realtà. Cioè io sto praticamente facendo un salto indietro nel tempo. Cioè è come se stessi giocando per la prima volta di nuovo a Shuikoden. Allenatore di Beigoma. Wow, non sei un giratore, vero? Torna dopo aver conosciuto di più i Beigoma. Che cazzo sono i Beigoma? Oddio, inquietantissima sta stato. Rain Little Girl Object. Non tradotto? L'avevo letta in alcune recensioni che alcune cose non erano state tradotte. Però non so se effettivamente questo è il caso. Perché sì, c'è la lingua italiana, però comunque sia, la lingua italiana è una traduzione, diciamo, un po' così. Diciamo... È comunque una buona traduzione, ma in alcune cose sono approssimate. Se un viaggiatore, non è così? Avrei bisogno di qualcosa. Fermati e vieni a fare acquisti nel mio negozio. Vediamo cosa c'è nel negozio oggetti. Cosa vendono. Ah, frammento runa ritorno. Che sarebbe, sì, la fune di fuga, praticamente. Questo è ottimo. Perché all'interno dei dungeon mi riporta praticamente indietro senza dover rifare tutta la strada. Sì, la traduzione in alcune cose, non tutto, perché bisogna essere oggettivi. In alcune cose, molte recensioni che ho visto hanno sottolineato il fatto che c'è stata una traduzione approssimata. Allora, io però un 5 me le prendo di queste. Queste sono comode, perché alcuni dungeon possono essere fastidiosi e quindi torniamo subito indietro. Però sì, alcune traduzioni le hanno definite un po' così, all'acqua di rose, sì. In alcuni casi, quindi
diciamo, vedremo magari qualche errore di punteggiatura. Già è successo comunque, anche abbiamo visto magari qualche errore di battitura, qualche errore di cosa. E tra l'altro anche questo è molto Shuigoden 2, perché anche nella versione italiana di Shuigoden 2 c'erano errori di battitura nelle cose che venivano scritte. Ah, ecco, vedi, copricapo di legno. Elmetto di bronzo. Minchia, 440 costa. Allora, no, prima di spendere soldi qua, io in realtà vorrei andare prima dal maestro rune. Voglio vedere se ci sono già delle rune che possiamo utilizzare. Tipo runa fuoco, fulmine, acqua. Eccola lì, la maestra delle rune. Runa della potenza. Aumenta la forza fisica, aumenta la forza del 5%. E non la puoi equipaggiare nessuno. Chissà se ci sono... Ci sono gli slot per le varie rune, tipo testa, braccia... Aspetta, vediamo se... Aspetta un secondo, voglio vedere sta cosa. Allora, magia. Armamento. Ah no, vabbè, armamento, gruppo, stato. Puoi visualizzare il tuo stato. Allora, praticamente gli accessori sono... Testa, busto, scudo e anello. È accessorio, in teoria. Però non mi fa vedere se c'ho... Abilità attiva. Ignora l'armatura di un nemico e infliggi danni da pugno. Costo 2 SP. Peccato, non si vede se puoi equipaggiare più rune come negli altri Shuigoden. Perché nei vari Shuigoden avevi la possibilità di equipaggiare le rune in testa e nel braccio sinistro e destro. Quindi in totale avere 3 rune per ogni personaggio. Qui invece non lo vedo scritto da nessuna parte. Idoneità battaglia, auto, armatura, fendente medio... No, non c'è. Allora, vediamo. Allora, qui nessuno può equipaggiare nulla. Magia, velocità, abilità, fortuna, della difesa, della resistenza al veleno. Oddio, queste più che rune sembrano tipo delle passive quasi. Tanto ci sono solo queste? Che brutto però. Niente, proprio rune... Ah, sì, ecco, vedi? Si possono... 4 rune addirittura. Ecco, vedi? Si possono equipaggiare 4 rune addirittura. Questa sarebbe tipo testa, braccia e poi tipo... Vabbè, questo è tipo una runa tipo speciale. Minchia, addirittura 4, vedi? Sbloccabile a livello 14, livello 28, 42. Addirittura la posso rimuovere. 'Oh, porco Giuda! Quante cazzo ne posso sbloccare io? Ma seriamente? Ah, quindi ogni personaggio può sbloccare più rune? Madonna, io ne posso sbloccare 7. Invece loro soltanto 4. Ah, ecco che tra l'altro ci sono i simboli delle varie rune. Perché lui, per esempio, qui ha il simbolo con le due frecce. Quindi questa è una runa per la resistenza o per l'aumento delle statistiche. Perché combaciano con questo simbolo. Quindi in base ai simboli che tu hai puoi mettere delle rune diverse. In base alle rune, ecco, vedi? Perché lei tipo ha la runa con la croce, che sarebbe penso un'abilità di supporto. Penso che sia supporto. E poi invece quella a cerchio cos'è? Forse è quella tipo per fare danno. Vedi? Ah, quindi in base al simbolo puoi mettere una runa diversa. Bellissima sta roba. Molto più complesso rispetto ai vecchi capitoli.
Molto molto bello in realtà. Molto molto bello. Ok, allora i soldi li posso spendere dall'armaiolo. Ah, ma c'è anche il fabbro, no? Aspetta. Ora sicuramente mi porterà le armi fino al massimo livello 3, sicuro. Allora, migliora. Vediamo, vediamo. Sicuro fino al livello 3 massimo. Ecco, ovviamente miglioramento dell'arma. 3 massimo 5. Per essere la prima... infatti, livello 3. Minchia, lo sapevo. Predetto proprio, lo sapevo. Vabbè, è normale, è un classico questo. La prima città ti porta le armi sempre a livello 3, massimo. Poi livello 5, poi livello 7. Tecnicamente il livello massimo era il 16. Però non è detto che qui si arrivi al livello 16. Potremmo anche arrivare a un livello più basso. Ok, qua ero sicuro che l'arma era massimo più 3. Proprio easy, troppo, troppo easy. Allora, andiamo a fare spese per le armature a sto punto. Anche se sicuramente qualcuna la troverò in giro. 100 su 100. Qualche armatura la troverò sicuramente in giro. Però noi... noi non lo sappiamo e quindi andiamo avanti. Noi non lo sappiamo e quindi continuiamo ad andare avanti. Ah, un secondo che io però qua ho perso un attimo la cognizione sia del tempo che di tutto. Ok, ci siamo. Allora... vediamo un po' cosa possiamo acquistare. In realtà non voglio acquistare oggetti con troppa differenza. Ecco, tipo per esempio l'elmetto di bronzo mi aumenta da 47 a 48. Quindi non è che ci sia tutto sto gran miglioramento. Quindi è inutile comprarlo. Ecco, già 47 a 49, ma anche questo troppo poco il miglioramento. Quindi non conviene. Ecco, già questa che per Lian aumenta da 38 a 41 potrebbe essere buono. Beh, 40, già qua 40, 47 a 51. Già sono 4 punti e 4 punti sono interessanti. Vabbè, in totale quanto andrei a spendere? 1000? Ecco, equipaggia, buona questa cosa. Ah, c'è il sistema di poter rivendere subito l'oggetto. Sì, buono, questo è comodissimo. Questo c'era anche in Shuikoden, quindi top. Va bene, sì, dai. Tanto non spendo troppo in questo caso. Va bene. Mi sono rimasti 3000 da parte, che sono più che sufficienti per poter comprare altre cagate se le trovo in giro, ma... ok, a questo punto io... ecco, obiettivo attuale. Dovrei fare il rapporto ai Mir quando avrò trovato altri membri per la guardia. Quindi sono libero di girovagare per il mondo anche. Quindi posso uscire nella world map e andare magari in altre zone? Sì, cazzo. Oh oh. Contea di Groom. Ah, ecco, quindi siamo nella contea di Groom. Ma posso teleportarmi? No, vero? No, non c'è il viaggio rapido. Almeno, non per ora, ma sono sicuro che ci sarà. È perché lì sono in un'altra contea, probabilmente. Cambia stato icona. Ah, ok, vedi, mi fa vedere le città. Ok, quindi io direi di andare verso sinistra, che c'è un'altra cittadina. Seguiamo ovviamente il sentiero. La mappa ovviamente la possiamo guardare così per vedere se ci sono magari oggetti o roba interagibile nella world map. Non so se ci sono interazioni nella world map. Sarebbe figa però da... è là, mi hanno detto. Villaggio di Altvent. Com'è che si chiama? Ah, qui ci sono altre rune. Altverden. Madonna, che bello, ragazzi. Voi non avete idea di quanto io sia contento in questo momento.
Cioè, proprio ho i brividi, ho proprio letteralmente i brividi. È proprio. Mi sento come tipo 20 anni fa, quando ho cominciato il primo Shuikoden. Di dove sei, viaggiatore? Ah, venditore ambulante. Minchia, avevi proprio la faccia da venditore ambulante, te lo posso dire o ti offendi? Allora, negozio di rune. Vediamo quali runi hai. Niente, sempre tutta resistenza. Tra l'altro costano un botto qui. Resistenza ai proiettili, distruzione, prese a fondi fendenti. Quindi ci sono un sacco di tipologie di attacchi praticamente. Qui c'è l'armaiolo. Vediamo se qui c'è altra roba interessante. No, penso che siano gli stessi per ora. Sì. Sì. Ok, gli equipaggiamenti sono identici per ora. Vabbè, ci sta. Perché giustamente... Diciamo che essendo la stessa zona, giustamente è come se avessero rifornimenti uguali per tutti. Allora, in teoria i personaggi dovremmo incontrarli nella locanda. È uno dei luoghi più affabili. Però alcuni possono essere anche qui. Cioè, possono essere anche in giro, magari in qualche casa o... Allora, no, questi sono, diciamo, questi sono generici, quindi no. Dovremmo trovare appunto degli sprite particolari per i personaggi. Almeno, solitamente i personaggi hanno sprite particolari. Ecco qua, qui c'è già un'animazione. Ah, forse è mio. Perché lei era andata nell'altro villaggio, se non sbaglio. Ah no, oddio. Eccola, vedete? Quando vi dico sprite particolari, abbiamo trovato Vicky praticamente. Francesca. Oh, buongiorno a te, signore. Ma come? Ma prima avevo la voce tutta aggressiva. Ho sentito delle strane urla, stai bene? Oh, ara, ara. Oh cielo, sei venuto a vedere come sto? Che cosa dolce, si vede che è un animo gentile. Mi chiamo Francesca, posso chiedere il tuo nome? Io sono Nova, della guardia. Beh, sono lieta di conoscerti, Nova. Questo è proprio un incontro fortunato. Non è perché per caso la guardia... Esatto, sta cercando dei guaritori. Se mi posso permettere, la mia magia rivitalizzante è molto potente. Ma assolutamente sì, vieni. Ah ah. E ora qua mi sa che dobbiamo combattere. È lei, quella di cui ti parlavo. Le ho fatto un complimento e mi ha scagliato contro un coperchio. Oddio, ha la magia del teleporto come Vicky, veramente. Perché Vivi aveva l'attacco che ti lanciava addosso le pentole, i coperchi, tipo le posate. Quella donnina minuta? Beh, se lo dici tu. Ehi, dolcezza, ti va di fare un giro con noi? Per chiarire il fraintendimento con il mio amico? Non preoccuparti, bellezza, non ti faremo del male. Non potrei mai. Ehi, voi, che volete? Stai indietro. Francesca, me ne occupo io. Oh no, ci siamo appena conosciuti e già stai mettendo a rischio la tua vita per proteggermi? Non ho parole. Chiunque farebbe lo stesso. Vorrei fosse così. Dato che in effetti c'è un fraintendimento, sarà meglio chiarire la cosa. Sei molto gentile, Nova, ma per favore, posso? Ora li teleporta via, sicuro, vediamo. Non posso farti andare con questi qui, e se ti succedesse qualcosa? So badare a me stessa, non preoccuparti per me, sono una guaritrice. Ah no. Però oddio, sono una guaritrice, però ha fatto apparire i coperchi? Quindi è un nuovo tipo di runa questa. Userò il mio dono per calmare gli animi più agitati, consentimi di darti una dimostrazione. Ah ok, ha la doppia personalità allora. E allora potrebbe spiegare tante cose. Non fatemi arrivare fin lì per spaccarvi la faccia. Luridi teppisti, malaticci, lecca piccioni e puzzolenti. Sparite, chiaro? Proprio insulti pesanti dell'antica borghesia questa. Eccola. Ah. Oppure il tuo amico ha una patologia cronica di stupidità. D'altro cambia la vignetta tra blu e rossa, no? Tipo per far capire la doppia personalità. Che carina Francesca, tutta dolce. E invece? Perché sono abbastanza sicura di averti detto di tenere quelle manacce lontane da me, sì? Oppure vi ho incasinato la testa con le mie bellissime parole? Lo ripeterò un'altra volta, molto lentamente, per te e i tuoi amici imbecilli.
non mi piacete, non vi voglio più vedere. Ecco, altrimenti vi uccido, capito? Vi uccido. Ora sparite dalla mia vista, vermi. Beh, dunque Nova, dove eravamo rimasti? Ecco, ora è tornata normale. Ah sì, mi chiamo Francesca e vorrei offrire la mia magia curativa alla tua causa, se ti fa piacere ovviamente. Sei con noi. Oh, sono lieta di sentire queste parole, grazie Nova. Ecco, Francesca entra nel gruppo, quindi questo è il reclutamento. Meglio non sfidarla, Francesca. E ti fa vedere anche l'animazione dello sprite in battaglia. Quindi ora è nel party già. Ok, andiamo a vedere... Ah no, non è nel party, forse è nelle riserve. Ah no, forse me l'ha portata direttamente... Sì, me l'ha portata probabilmente nella nostra base, ecco. Però la posso andare a prendere e posso metterla nel party. Cioè, da questo momento in poi posso andarla a prendere e metterla nel party. Anche perché sono curioso di vedere le sue magie, perché... Sembra, allora, da come ha detto, lei ha detto che è una curatrice, però la tecnica che ha descritto uno dei tre teppisti è palesemente la tecnica di Vicky del teletrasporto. Alexa, stop. Sembra palesemente la tecnica del teletrasporto di Vicky. Che tra l'altro, minchia, sono le 8, dovrei andare anche a cena. E allora potrei effettivamente fare la seguente. E dovrei cercare un salvataggio. Vabbè, sì, la locanda mi fa salvare. Ah sì, qua ci siamo stati. Va bene, allora. Tanto la città qui è così. Potrebbe curare tranquillamente a suon di mazzata, effettivamente. Per i più feticisti è un dono. Però guarda, lì c'è una casetta. Io ho visto che lì c'era una casetta. Forse. Ah, ecco, vedi, posso salvare qua. Va bene. Allora, io direi che salvo. Vado a cena, perché comunque ho fame. Vado a cena perché ho famuzza. E probabilmente continueremo domani a sto punto. Perché non so se vorrei continuare dopo oppure continuo direttamente domani, perché in realtà vorrei fare una bella maratona. Sono sincero, ve lo dico proprio chiaro. Vorrei fare proprio una bella maratona. Quindi potrei effettivamente riposarmi stasera per poi fare una bella maratona domani.